Per il terzo anno consecutivo il Napoli sarà in ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro. La squadra partenopea anche in questa stagione ha suddiviso in due parti la sua preparazione estiva precampionato, dal 9 al 19 luglio in Trentino Alto Adige a Di Maro, quindi dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro, in un'estate che si auspica non abbia contraccolpi sul fronte Covid, il che consentirebbe ai tifosi una piena fruizione delle strutture sportive per assistere agli allenamenti dei propri beniamini, ma anche e soprattutto alle amichevoli. E sotto questo punto di vista ci sarà un salto di qualità, come annunciato ieri nella conferenza di presentazione del precampionato, cui hanno partecipato tra gli altri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l'allenatore Luciano Spalletti, i presidenti di Regione Abruzzo Marco Marsiglio e di Provincia dell'Aquila Angelo Caruso, poiché allo stadio Patini si disputeranno tre amichevoli, due confermate con una squadra di Ligue 1 francese e di Liga Spagnola, nomi da comunicare, e una terza sulla quale si sta lavorando. Allenamenti, amichevoli ed eventi vari che potrebbero portare in Abruzzo fino a 50.000 tifosi del Napoli. Ci attendiamo una maggior presenza, una grande presenza, si annunciano parecchie decine di migliaia di spettatori in quei 15 giorni, di napoletani, di tifosi del Napoli che saliranno a Castel di Sangro e in tutti i dintorni, perché chiaramente l'occupazione alberghiera riguarderà una larga fetta del territorio abruzzese, una occasione di nuovo imperdibile per far conoscere la nostra regione, per promuoverla nel mondo intero. Quest'anno il Napoli Calcio annuncia anche amichevoli di rango internazionale, quindi a Castel di Sangro saliranno squadre europee che verranno a fare amichevoli, 3-4, speriamo appunto di avere presto notizie più precise e nomi i più blasonati possibile, perché anche questa sarà un'occasione in più per far promuovere il nome dell'Abruzzo, l'Alto Sangro e l'Abruzzo intero in tutta Europa, in tutto il mondo, dove i tifosi del Napoli sono decine di milioni e seguono con grande passione la loro squadra.